adesso andiamo a parlare con Damiano, ragazzo di 30 anni che da Roma si è trasferito a Bruxelles, musicista, adesso ci racconterà la sua storia. Intanto buongiorno Damiano. Buongiorno, buongiorno. Ciao, a tutti. Buongiorno. Damiano, buongiorno. Volevo sapere, ma te sei scappato dall'Italia oppure te ne sei andato via piano piano? Allora, me ne sono scappato, ma al tempo stesso mi lascio sempre una porticina aperta, torno molto spesso per dei concerti. Io mi definirei musicista con la valigia sempre pronta, proprio per questo motivo, perché sono chitarrista, arrangiatore, direttore di un insomma di orchestre moderne, non classiche, compositore. E vivo praticamente a Bruxelles da 2 anni. Quindi lì a Bruxelles mi ritrovo spesso a far parte, insomma, con tanti italiani, a rendermi conto di far parte di una generazione che è stata un po' tagliata fuori, è stata proprio dimenticata. E quindi, per esempio, vivo là a Bruxelles da 2 anni, sono partito con la borsa di studio Erasmus, e poi sono rimasto. Quindi, perché è una città che ti offre la possibilità di dire: faccio il musicista, e nessuno ti chiede, sì, ma che lavoro fai per davvero? No, là è proprio possibile farlo. Dicevo che faccio un po' avanti e indietro, perché un anno fa, e questo è, diciamo, un bellissimo imprevisto che ho avuto, ero fuori già da un anno, vengo chiamato per far parte di un team di arrangiatori per un'orchestra veramente spettacolare, ideata dal maestro Massimo Nunzi, che si sarebbe esibita a Roma tutti i lunedì per 6 mesi, anche di più. E quindi questa, Massimo Nunzi è un grande trombettista, compositore, arrangiatore, musicologo, e mi ha coinvolto in questo team di questa orchestra che voleva in qualche modo, nel suo piccolo, contrastare la crisi facendo. Perché, diciamo, uno dei suoi principi cardine è che soltanto facendo si innescano altre cose, certo. E non si può rimanere a guardare. Giusto. Senti, Damiano, dunque, bando alle ciance. Fare il musicista è il sogno di una vita, quindi uno non pensa tanto ad altro, ma economicamente come te la passi? Economicamente, diciamo, un po' la risposta è nella premessa che ho fatto: il musicista deve dividersi in tanti sottomestieri, quindi un po' chitarrista, un po' insegnante, un po' arrangiatore, bisogna mettercela veramente tutta, ma appunto... Perché a Bruxelles, diciamo, la vita non è proprio economica, no? No, è molto cara, però c'è una considerazione diversa dell'artista, l'artista non soltanto musicista, parlo di artista tutto tondo, perché per esempio ci sono delle forme di previdenza per i musicisti, ci sono delle partite IVA, diciamo, agevolate, che però purtroppo ancora non trovano un corrispettivo negli altri paesi, quindi ci sono grandi potenzialità. Il futuro, secondo me, in un certo senso è così anche per il nostro paese, però manca ancora qualche passaggio. Ancora non abbiamo fatto la prima riforma, altro che 100 giorni. Esatto, è giusto. Senti Damiano, la storia è un po' simile a quella di Carlo Verdone in Sono pazzo di Risblond. Vanno in Belgio, lui è tastierista con Claudia Genini, che invece canta, e trovano un discreto successo. Ma mica qui c'ha la fidanzata che canta lui? No. Però c'ha la fidanzata belga o italiana? No, in realtà è ormai moglie. Io l'ho raggiunta, è italiana ed è partita 4 anni fa lei per il Belgio, e ha lavorato in Parlamento Europeo, e l'ho raggiunta. Bravo. C'è Ernesto che a bocca chiusa fa: mi ha fatto segno dell'anulare, mi fa: chiedi alla moglie quanto guadagna. Mi ha fatto segno dell'anulare. Cosa vuoi fare? La somma? Veramente. L'anulare, così mi fa: ha capito la moglie? Ha detto sì, ho capito che la moglie. E fa insomma, il segno me la passate, Damiano, pollice. Me la passate bene, no? Non è che state male. Ce la caviamo discretamente. Bene, infatti ti sento tranquillo. Adesso in questo momento sei a Roma o a Bruxelles? In questo momento sono a Roma, perché pochi giorni fa con questa orchestra del maestro Massimo Nunzi, l'orchestra operaia, abbiamo fatto un concerto grandioso all'auditorium, al Passo della Musica. Bene, faccelo sapere quando è il prossimo, così veniamo a trovare. Va bene, allora se volete potete rimanere, insomma, in contatto con me per sapere le mie date, le prossime pubblicazioni. Con la tua redazione, Va bene. Grazie. Grazie mille. Ciao Damiano. Grazie. Grazie.